Ecco, questo calore, questa voce così calda e questa voce che mi ha stregato nel 2003, ho conosciuto Dean and Bob e l'ho conosciuto in un teatrino di un paesino. E da lì abbiamo cominciato un po' a fare le prime esperienze, io siccome ho un piccolo studio di registrazione a casa, abbiamo un po' messo insieme le nostre idee, poi col tempo si è aggiunto il mio amico Guido Giacconi, che ormai è da anni che suoniamo, e abbiamo fuso questa bella cosa, cioè abbiamo acceso questo fuoco, che io vorrei tenere acceso, cioè un fuoco caldo, come l'Africa. Io mi chiamo Dine. 10 anni fa ho conosciuto questi africani, io li chiamo sempre africani bianchi. Perché hanno l'anima dell'Africa. Sono io l'italiano nero che sono con questi africani bianchi. E abbiamo deciso di integrarsi. Abbiamo deciso di fare questo progetto per capirci prima di tutto. Perché secondo me la gente parla oggi di razzismo, ma secondo me non c'è razzismo, c'è solo l'ignoranza dell'altro. Io le do la mia cultura, loro mi danno la loro cultura e si scambiano. Infatti ci siamo scambiati pure i passaporti. Tutti qua, voglio bene, tutti qua. Guido, fermati. Ci alziamo e tutti qua e balliamo. No, siamo bianchi. Sì, no? Divento nero! Dai, non è possibile, dai! Alzatevi, no? Venite tutti qua! Tutti di qua! Tutti di qua! E vai lì! Puoi trovare del rock, del jazz, del blues, del funky, le ballate etno, di dire, sì, il perno fondamentale. Un afro suono. Abbiamo fatto un mix. Ecco, più che altro visitateci su Facebook, anche per chi non ci conosce ovviamente, vedete le nostre performance su Facebook.